una grande ventata, ho visto questo tetto alzarsi proprio come se non fosse attaccato, niente, una cosa mai vista prima. In pochi attimi le forti folate di vento sono riuscite a portare via la copertura del supermercato Todis a Ceciliano. Si pensava a un terremoto, però gli scaffali non si sono mossi. Io ho chiamato subito la titolare, però mi ha detto: guarda, non ti muovere, vai all'uscita, che ho già chiamato i vigili del fuoco. E siamo senza luce, senza niente. Abbiamo aperto la porta a forza perché si era bloccata. È stato un po' un momento, insomma, così. Non si arresta dunque la forte ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio provinciale aretino. Alberi, tegole, rami caduti e tetti scoperchiati, oltre 200 le chiamate al centralino dei vigili del fuoco di Arezzo. A creare maggiori danni ancora una volta è stato il vento. Un po' in tutta la provincia, Casentino e Valdichiana e anche Arezzo. I pompieri aretini sono intervenuti anche a San Zeno, dove le violenti raffiche di vento sono riuscite a portare via la guaina di copertura di un tetto di un'azienda. Disagi registrati anche a San Leo, a pochi metri di distanza dalla scuola dell'infanzia Don Milani, dove il forte vento ha spezzato una pianta. Alcuni bambini si trovavano all'interno della struttura. Non erano tanti a quell'ora e per loro non c'era nessun tipo di preoccupazione. Oltretutto, ecco, la via di uscita dalla scuola era tranquillamente percorribile, per cui niente. È nel retro della scuola, sì.